Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Giampaolo Morelli sarà ospite nel salotto di Verissimo questo pomeriggio, sabato 5 ottobre 2025. L'attore intervistato da Silvia Toffanin parlerà della sua carriera e dei suoi ultimi successi. Dal 17 ottobre infatti lo rivedremo al cinema con Amore e altre seghe mentali, pellicola di cui è anche il regista e dove recita accanto a Maria Chiara Giannetta. Non mancherà occasione, sicuramente, anche per raccontare qualche cosa di più sulla sua vita privata, che condivide da ormai 14 anni con Gloria Bellicchi, sua moglie e madre dei loro due bambini. I due si conobbero nel 2009 sul set della serie TV L'Ispettore Coliandro e poco dopo il primo incontro decisero di sposarsi. Dal loro amore sono nati Gianmarco 2013 e Piermaria 2016. Da sempre riservatissima, la coppia cerca di proteggere la propria famiglia dal clamore mediatico, preferendo tenere lontani i figli dalla luce dei riflettori. Ma andiamo a conoscere meglio Gloria Bellicchi e la sua carriera. Nata a Parma il 2 febbraio 1979, Gloria Bellicchi è cresciuta però a Salsomaggiore, dove ha conseguito la maturità scientifica. Nel 1998 viene eletta Miss Italia e da quel momento inizia la sua carriera nel mondo della moda, per poi passare alla recitazione. Nel 2000 recita nella sitcom In crociera, ma non dimentica gli studi e infatti nel 2006 si laurea all'Università degli Studi di Milano in Scienze Politiche, indirizzo politico internazionale. Risale invece al 2009 l'episodio dell'ispettore Coliandro in cui ha recitato e che le ha permesso di conoscere suo marito, l'attore Giampaolo Morelli, sposato dopo aver divorziato dal suo primo compagno, l'avvocato romano Andrea Prosperi. Mondo dello spettacolo a parte, Gloria Bellicchi, dal 2012 è manager presso la Logo Film, ha anche fondato l'associazione culturale Sursum Corda, che promuove e valorizza il ruolo della donna nella società. Giampaolo Morelli, la confessione della madre e la scoperta del padre biologico. Solo un anno fa, Giampaolo Morelli ha rivelato di aver scoperto di non essere figlio dell'uomo che l'aveva cresciuto e che lui ha sempre chiamato padre. L'attore, in un'intervista al Messaggero, ha parlato della lettera che la madre gli aveva lasciato in punto di morte e in cui gli confessava che il suo genitore biologico era in realtà un amico di famiglia e aveva sempre saputo tutta la verità. Una rivelazione davvero scioccante per Morelli.